una grande soddisfazione. Grande vittoria, grande prestazione della squadra. Comunque abbiamo giocato bene le altre partite, ci mancava far gol. Ieri abbiamo stati abbastanza risolutivi per finire, no? Questo vantaggio di due gol ci ha dato la fiducia per affrontare tutta la partita. Comunque grande prestazione dei ragazzi. La vittoria che può far scattare una scintilla per il futuro della Fiorentina? No, io penso che siamo sulla strada giusta, no? C'era questa preoccupazione di non vincere le partite, ma ripeto, no? Per la mancanza del gol, non per la prestazione della squadra, no? Senti direttore, le chiedo una cosa su Juan Cuadrado, chiedo se ci sono delle novità, quando ci saranno delle novità e se il giocatore comunque gioca talmente tanto sereno anche senza contratto che si può andare avanti così, senza rinnovo ovviamente. Prima cosa dobbiamo dire, il ragazzo ha un contratto, sì, no? Quello certamente è la realtà. No? Poi il ragazzo sereno, noi ci stiamo parlando, stiamo lavorando, quindi metteremo a posto le cose. Direttore, ci sono anche altri giocatori che sono in una situazione un po' in bilico, insomma, Aquilani e Neto. Ieri il direttore Prete ha detto che c'è serenità su tutti i fronti. Sì, lo stesso discorso anche per Aquilani, per Neto, per tutti i calciatori, no? Noi abbiamo la fortuna di avere una squadra di ragazzi intelligenti, grandi professionisti, quindi in queste situazioni sono sereni. Questo ti vede in campo. Lei ovviamente ha a che fare con tantissimi giovani, li fa crescere, allora le chiedo anche un giudizio su Babacar e Bernardeschi e se il gol di Baba entra nella storia della Fiorentina. Deve essere sempre anche il grande valore di una società, far crescere i ragazzi, quelli che hanno un senso di appartenenza forte alla società, che in futuro diventeranno grandi calciatori.